Nonostante un aumento dei prezzi senza precedenti, a volte si fatica pure a trovare la merce. Dopo l'allarme lanciato dalle associazioni agricole di categoria, anche i piccoli commercianti provano a far sentire la loro voce in merito ad un caro prezzi senza precedenti che rischia di mettere in ginocchio moltissime imprese. Fabio Aquilini, per esempio, gestisce una rivendita all'ingrosso di materiali per il packaging alimentare e non a Voghera e conferma una situazione allarmante. Non arrivano i materiali. Non arriva il cartone, non arriva la plastica, non arriva niente, non sono in grado di fornire all'ingrosso i miei clienti, al minuto nemmeno. Il poco materiale che arriva ha una media di aumento che è attorno al 50%, di conseguenza non riesco a mantenere i preventivi che avevo fatto dei materiali stampati per le panetterie, per le pasticcerie. Di conseguenza il cliente anche lui ha difficoltà a capire questi aumenti qua, cioè è veramente un dramma. Mi diceva prima che anche per esempio le scatole delle bottiglie sono addirittura raddoppiate. Sì, sono raddoppiate, ci sono materiali, ma anche nel politene, qui nella plastica, prodotti che sono raddoppiati. I vostri fornitori vi hanno dato qualche spiegazione a riguardo? Ma i fornitori semplicemente loro dicono non ci arriva materiale, non arriva materiale, quel poco materiale che arriva dobbiamo pagarlo. Addirittura un fornitore mi ha detto, che è veramente drammatico, il fornitore dei sacchetti di carta per le panetterie, mi ha detto io Fabio la prossima fornitura te la posso fare nel mese di febbraio, ma il prezzo è in bianco, te lo comunico a febbraio. Immagino avrà avuto possibilità di parlare anche con altri colleghi sia nell'ambito del commercio sia nell'ambito dell'artigianato, qual è la situazione? Come presidente del Movimento Civico Italia del Rispetto sono sempre in mezzo alla strada e di conseguenza sento la strada, sento i miei clienti. Il cittadino è al limite delle forze, non ce la fa più. Non ce la fa più il commerciante, l'artigiano, il dipendente, non ce la fa più. Aumenti del gas, della luce, di tutte queste cose qua, gli stipendi che rimangono uguali. Abbiamo un aumento esponenziale, detto dai miei amici psicologi, delle depressioni e delle cose. Ma quando viene a mancare il senso di certezza, automaticamente il risultato è tutta una situazione di preoccupazione a livello mentale e la gente si ammala.